Buon pomeriggio a tutti, anche oggi facciamo questo contatto virtuale per tenersi aggiornati sulle misure e sull'evoluzione dei provvedimenti riguardanti l'emergenza coronavirus. Prima voglio darvi una bella notizia, abbiamo lanciato nei giorni scorsi l'idea di un palinsesto su Facebook che non parli del virus, siamo bombardati solo da malattie, contagi, andamento della malattia. E che non parli neppure di gastronomia perché ci sono già parecchi format e parecchie persone che si occupano di questo. Abbiamo messo insieme artisti, poeti, letterati, giornalisti, uomini della cultura, abbiamo messo insieme le nostre associazioni, i nostri contenitori culturali per offrirvi un format che consenta quotidianamente di passare dei momenti in maniera intelligente, in maniera creativa, in maniera interessante. E devo dirvi che ci sono state anche parecchie adesioni. Tutto questo partirà da lunedì prossimo, dal giorno di Pasquetta, per cui tenete d'occhio il nostro sito, ma soprattutto tenete d'occhio la pagina del comune, magari mettete anche il mi piace, perché vedrete che ci saranno davvero delle belle sorprese, ci saranno delle opportunità per gli adulti, per i bambini, un po' per tutti. Quindi mi raccomando, rimanete connessi. Voglio anche dirvi che stiamo procedendo all'istruttore di tutte le domande del cosiddetto bando periferie, cioè domande di contributo che hanno fatto i commercianti, gli imprenditori di Pordenone. La nostra idea era nata quando il momento economico e sociale era diverso, avevamo messo 3 milioni e 600 mila euro a favore di queste categorie. Tutto è cambiato, a maggior ragione bisogna accelerare i procedimenti per consentire di dare un po' di liquidità per fare investimenti a chi dopo dovrà ripartire e sarà sicuramente più fiaccato, più prostrato di altri. Già il 33% delle domande a sportello sono state evase. Entro fine mese contiamo di dare una comunicazione ufficiale a tutti, sia per le domande a sportello, sia per le richieste cosiddette a domanda, cioè quelle più consistenti che arrivano fino a 100.000 euro, un modo per essere vicini a chi in questo momento sta soffrendo di più. Abbiamo contattato le cartolerie di Pordenone, alla luce delle richieste dei genitori che fanno difficoltà a comprare quaderni, matite, cancelliere e quant'altro per i loro ragazzi. Troverete da domani sul sito del comune le cartolerie che fanno servizio a domicilio, oppure quelle che non fanno servizio a domicilio, ma che prenderanno l'ordine e lo passeranno alla Protezione Civile che ve lo consegnerà a casa. Anche qui chiedo ovviamente senso della misura e responsabilità. Non chiamate per una matita, chiamate se dovete fare un ordine medio, insomma, ripeto, qualcosa che giustifichi lo spostamento o di un esercente o della protezione civile. Stiamo studiando anche una rimodulazione dell'IMU. Avete visto oggi che il presidente di Ascom, Alberto Marchiori, ha lanciato un appello ai proprietari dei negozi, cioè di diminuire almeno il 20% il carico dell'affitto perché il mondo del commercio, che già non stava bene prima, sarà quello che subirà i colpi più pesanti, un vero e proprio maglio che ha percosso il sistema commerciale di Pordenone e dell'intera Italia. E quindi tutto ciò che può agevolare la sua ripartenza è ben accetto. Bene, noi abbiamo pensato di rimodulare l'IMU cercando di capire se possiamo dare un favore, un aiuto, un privilegio, tra virgolette, a coloro i quali si impegneranno a diminuire gli affitti. Abbiamo bisogno di fare delle proiezioni per capire quale sarà l'impatto poi sul nostro bilancio. Ovviamente non abbiamo la potenza di fuoco del governo della regione, ma cercheremo di dare il nostro contributo nella consapevolezza che le vetrine, i negozi sono comunque l'anima di una città, sono la luce, sono l'occasione di socialità per una città come Pordenone. Sta funzionando molto bene anche lo sportello degli psicologi che abbiamo messo a disposizione e che ringrazio per la loro attività di volontariato. Se avete bisogno di una parola di conforto, di un incoraggiamento e di una spinta, di avere un po' di fiducia in un momento in cui si sta a casa, sì, c'è il bello della stare con la propria famiglia, ma ci sono anche tutti i lati, diciamo, meno evidenti, meno piacevoli. Se avete dei problemi, chiamate perché vi potranno sicuramente dare una mano e indirizzarvi per poter essere aiutati. Abbiamo anche messo sul nostro sito e sulle pagine Facebook il conto corrente bancario e il banco posta per fare donazioni al comune. Sono soldi che non finiranno nel bilancio indistinto, ma che andranno per aiutare quelle persone che fanno fatica, quelle che si ritrovano in condizioni di marginalità, quelle che magari hanno anche difficoltà gravi a fare la spesa. Detto questo, la primavera induce ad avere fiducia, ad avere speranza. Avete visto che i dati sono incoraggianti, il numero dei malati, di chi occupa le terapie intensive sta diminuendo, ma non siamo ancora fuori dall'emergenza, sarà un percorso lungo. Per cui attendiamo i nuovi decreti, speriamo che siano meno restrittivi, che si possa progressivamente, lentamente arrivare alla normalità, ma continuiamo a rispettare le norme di sicurezza, perché significa volersi bene e voler bene agli altri. Un
abbraccio a tutti.